Qual è il vostro sentore come rappresentanti, appunto come associazione dei commercianti, della situazione attuale nel nostro territorio? Ma non c'è dubbio che ci sia crisi, insomma, non credo che si possa smentire, dato che ci sono nazioni come gli Stati Uniti o il Giappone che stanno soffrendo, la stessa Inghilterra mi sembra, stanno soffrendo veramente una crisi che non ci aspettavamo. Quindi l'Italia di conseguenza, cioè, siamo assolutamente legati come sistema economico, come tutto, alla crisi. Quindi prima o poi arriverà anche a noi. Io credo che qualche speranza c'è però, nel senso che l'euro per esempio sta tenendo e quindi quella scommessa è stata vinta, la stiamo sentendo meno degli altri, quindi poi gli italiani, io credo anche in questo, noi messi alle strette siamo capaci di cose incredibili, quindi credo che dobbiamo essere ottimisti. Per la nostra storia, per quello che veramente riusciamo a fare quando siamo in difficoltà, per quello che riusciamo a fare negli ultimi momenti, ogni tanto lo definiscono il miracolo italiano, ma probabilmente c'è bisogno di un piccolo miracolo, quindi c'è bisogno di darsi da fare. Ecco, darsi da fare cosa intende lei? Soprattutto, quali potrebbero essere le strategie, i punti di forza su cui tentare magari di rilanciarsi in questo momento? In un momento di crisi credo che continuare a piangersi non faccia bene a nessuno. Piangersi addosso poi credo che veramente sia l'ultima cosa che si deve fare. Darsi da fare vuol dire cercare forse di essere i più dinamici possibili, i più elastici possibile, forse affinare ancora di più le nostre strategie, il rapporto con i clienti, la cura del cliente. Io credo che si possa sempre migliorare e che alla fine questa crisi forse ci sta mettendo di fronte a quello che sono in realtà le scelte che abbiamo fatto ognuno di noi, insomma, chi ha scelto di fare il commerciante, chi ha scelto di fare l'imprenditore, credo che sapesse che non possono essere sempre e solo rose e fiori, quindi penso che supereremo tranquillamente anche questo, insomma, non è la prima volta. Dal punto di vista vostro, come appunto associazione, come rappresentanti, qual è il rapporto che poi siete riusciti a instaurare qui nel territorio, per esempio con le iniziative del Centro Commerciale Naturale? Come sono andate alla fine queste iniziative? Sinceramente noi siamo l'ultimo centro commerciale naturale nato in Val di Chiana e forse abbiamo anche peccato un po' di inesperienza. Il primo anno probabilmente anche con l'entusiasmo e credo principalmente l'entusiasmo, perché la passione c'è sempre stata. Siamo riusciti a organizzare un paio di appuntamenti che sono andati molto bene. Questo serve anche per stimolare, insomma, sia le persone che vivono in questo paese, ma tutta la zona in realtà, sia i commercianti, appunto, non volendo, forse abbiamo acceso quell'interruttore che ora diventa necessario, però insomma, ricominciare a darsi da fare. Non si può più pensare di aspettare i clienti solo ed esclusivamente in agenzia, insomma, o in negozio, come succedeva una volta. Siamo diventati di più, quindi la grande distribuzione sicuramente ha influito sul mercato. Quindi con questi eventi stiamo cercando di risvegliare l'attenzione su alcune cose. E credo che con un po' di pazienza, visto che quest'anno non siamo stati neanche troppo fortunati, credo che insomma riusciremo a organizzare e a risvegliare la situazione. Questo è il nostro obiettivo, quindi per carità, non credo che alla fine si possa deludere nessuno. Ci vuole sicuramente tempo, pazienza, anche noi abbiamo bisogno di fare un po' di esperienza, ma confido insomma che i prossimi eventi saranno sicuramente Di più efficaci. efficaci. Per quanto riguarda il territorio cortonese, c'è un po' questa differenza tra Cortona, Camuscia e gli altri centri. Cioè, Cortona comunque impostata in questi ultimi anni principalmente sul turismo, Camuscia che rimane il fulcro commerciale del territorio. Come
Come si fa a conciliare queste varie esigenze che comunque vanno entrambe sviluppate? Ma per la natura di queste due realtà credo che sia abbastanza semplice. Cioè, Cortona ha vinto la scommessa che ha cominciato tanti anni fa, quando qualcuno ha anche criticato la scelta di puntare sulla cultura e non solo sulla cultura, è su un'accoglienza di qualità. Quindi è nato e si è sviluppato quello su cui tutti speravamo, il turismo. Camusia in realtà si è specializzato in quello che sono i servizi, quindi sono due aspetti che credo che debbano essere necessari e sono assolutamente necessari a un paese, insomma, un paese che in realtà credo che fra Cortona e Camusia forse siamo intorno alle 10.000 unità, quindi le distanze sono abbastanza brevi. È normale e naturale. In realtà quello che è successo penso sia veramente un'evoluzione naturale delle cose. Camusea nasce come un scalo ferroviario, come una piccola stazione, quindi si è sviluppata di conseguenza allo sviluppo di Cortona. È anche giusto che abbiano preso due strade differenti. Non ha sicuramente Camusea ambizioni turistiche, insomma.